E siamo alla seconda parte di Seven. Lunedì 2 giugno Beppe Grillo dal suo blog accusa le elezioni europee, ci sono stati brogli a favore del Partito Democratico, il comico fatica a smaltire la delusione per il verdetto delle urne. Ha accusato il colpo dei 20 punti sotto il PD, preso il Malox, rintuzzato almeno al momento il ribollire di malumori interni. Beppe Grillo adesso traccia una riga e comincia a disegnare una realtà diversa. Nessuna sconfitta, con 17 parlamentari mandati in Europa partendo da zero, sono gli altri, quelli della cosiddetta informazione italiana, scrive nel suo blog, che vogliono far passare il mendace messaggio di un appunto bruciante sconfitta. Invece lui guarda già al domani e sottolinea ancora che è stato l'indipendentista inglese a contattarlo, continua a difendere a spada tratta il rapporto con Farage, che lo ripaga della stessa moneta, e a Sky TG24 dice: well, first the man, entertaining. Grillo è un intrattenitore, una persona divertente, un uomo appassionato. Abbiamo pranzato insieme, parlato un paio d'ore, i punti in comune sono molto forti. Lui crede nella democrazia diretta, nel modello svizzero in cui gli elettori hanno il potere di chiedere referendum sulle questioni di interesse nazionale, ma anche su questioni minori, magari locali. E questo è esattamente quello in cui crede anche l'UKIP. L'ipotesi di accordo, se ci sarà, verrà esposta dettagliatamente sul blog, annuncia Grillo, che fa sapere anche come nel frattempo altri partiti anti-euro gli abbiano chiesto formalmente un incontro, tra i quali Alternativa per la Germania. Iana Gagliardi, Sky TG24. Sempre nel nostro parlottare, insomma, prima della trasmissione, io ti ho, come dire, evidenziato una mia personalissima sorpresa, quasi uno sconcerto per il risultato ottenuto da Grillo. Ero convintissimo, certissimo che avrebbe superato ampiamente il 25%. Secondo te invece questo 21,4% è comunque alto. Un buon risultato? È altissimo. Sì, noi abbiamo ragionato sulle previsioni, cioè sull'aspettativa della campagna elettorale. I sondaggisti, avendo paura di sbagliare, hanno sbagliato. I giornalisti ormai raccontano un mondo che non è quello che tu apri il giornale e c'è un'altra cosa. Quindi voglio dire, c'è tutta una rottamazione che bisogna cominciare a fare in chi racconta anche l'Italia, e quindi poi determina il clima per cui il 21% è un risultato negativo, non si è mai capito. Cioè Grillo ha preso un risultato che per uno che è nato da poco, che ha un partito che non è organizzato, che propone un modello nuovo di democrazia, è un risultato straordinario. Solo in Italia può essere considerato una sconfitta. Che cosa una c'è? Sconfitta intendo rispetto a quelle che erano non solo le previsioni dei sondaggi, certo, ma anche le speranze del movimento. Ma sono sbagliate le previsioni, sono sbagliate le valutazioni, non sono sbagliati gli elettori. Cioè siamo noi che non capiamo che Italia va a votare, quindi poi dobbiamo dire che il 20% è poco. Se Craxi avesse preso il 21% sarebbe stato considerato il trionfatore, il grande demolitore della DC, perché l'aspettativa era che il Partito Socialista si fermasse a un certo punto, cioè tutto è relativo. Renzi al 40% pur con 11 milioni sembra, lo chiamano già De Gasperi, un altro errore di valutazione dell'Italia che non guarda più la realtà, guarda solo le emotività. Detto questo, c'era un bagaglio di voti di Grillo che erano in discussione da subito, nel senso che le elezioni politiche dove il Movimento 5 Stelle prende più voti sono elezioni in cui il Partito Democratico si presenta alla fine del berlusconismo candidando alle primarie Bersani e Renzi, con Renzi che scalda ed entusiasma, che costruisce una sinistra nuova, che viene impedita da regole incredibili. Bersani vince, si presenta agli italiani e dice sostanzialmente: abbiamo scherzato, noi siamo quelli di prima, poi abbiamo fatto le primarie. Quel momento segna la sconfitta elettorale di Bersani e trasferisce 2 milioni e mezzo di voti, 3 milioni di voti di elettori di sinistra che decidono di votare contro il PD. Nel momento in cui il PD perde, fa una sua metamorfosi interna, fa altre primarie, vince Renzi, diventa premier, quei 3 milioni tornano a casa. Quindi Grillo era come quelle squadre che partono con meno 3 in campionato, che poi arrivano a 0 dopo 10 partite e dicono non hanno mai vinto. No, poveracce, hanno vinto una volta. Quindi partiva con questa zavorra di voti che sono tornati indietro, con un'amalgama del movimento che si era lentamente divisa in ingredienti, con una componente parlamentare che non rappresenta l'anima del Movimento 5 Stelle, perché la componente parlamentare è figlia della parte web del movimento, che è la parte più analitica, più evoluta, più legata ai movimenti moderni della democrazia diretta, mentre la base di rabbia dell'antisistema, chi vota Grillo contro tutti perché pensa che PD e PDL siano uguali
è un altro tipo di elettore che non partecipa a quel tipo di selezione, e quindi Grillo ha il problema di misurare come un alchimista queste due anime, ed oggi deve indirizzare il movimento verso una linea che le tenga insieme, e ha capito che la linea dell'opposizione a tutti i costi rischia di scinderle, perché ti costringe a scelte a volte impopolari rispetto a un elettorato maturo. Quindi, avendo un blocco di voto maturo, sta scegliendo una direzione diversa. La sta provando, non l'ha ancora definita, non l'ha ancora determinata. Farage non voglio parlarne, cioè sentire che il PD, Farage è uno che io non potrei votare neanche dopo morto, ma sentire che la sinistra italiana, che è al governo con gente come Giovanardi, che è omofoba, lo dico nel giorno del Gay Pride di Roma sabato, oggi, che fanno le leggi contro gli omosessuali, poi dicono Farage è un omofobo, ma scusate, allora mandateli via dal governo, cioè, mi fanno ridere, ecco, queste cose mi fanno ridere. Noi abbiamo governato con apologisti del fascismo, con omofobi, siamo al governo, la sinistra è al governo ancora oggi, hanno fatto leggi contro i gay, continuano a parlare dei diritti civili come fossero un sacrilegio, sembra che abbiamo il Parlamento, il Papa è più a sinistra, e poi mi vengono a dire Farage è omofobo. Ecco, quando sento uno del PD dire Farage è omofobo, mi tappo le orecchie e faccio come si faceva da bambini, sì, perché è vergognoso e ipocrita. Grazie Tommaso Cerno per essere stato con noi. Grazie a voi. E naturalmente ringrazio tutti voi, con voi ci vediamo fra una settimana perché i fatti accadono e noi saremo qui ancora una volta fra 7 giorni a raccontarvi. Questa è Sky TG24 HD.